أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. Siamo praticamente nella prima fase di un inizio, siamo nella prima fase di un inizio di una prova che passa per i musulmani e per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e per l'Islam nel Medina. Perché abbiamo detto l'altra volta, Quraysh non lascerà mai il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e i suoi compagni tranquilli. Quindi sono diventati capi di Quraysh pazzi, praticamente che loro hanno visto come il profeta alayhi salatu wassalam con i suoi compagni hanno lasciato Mecca, però sono andati al Medina, hanno fondato, hanno costruito una città, un stato islamico. E quindi questo Quraysh non lo accetterà mai. Il primo passo che ha fatto Quraysh, ha cominciato a fare sue contatti con gente nel Medina. E abbiamo visto che hanno fatto il contatto diretto con quello che si chiama Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul. Quell'uomo che abbiamo detto il capo di ipocriti, di munafiqin nel Medina. Quest'uomo era un uomo malato perché pensava, sognava di essere il re di Arabi. Arrivando il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nel Medina, lui ha perso il suo sogno e quindi è diventato il più grande nemico contro il profeta alayhi salatu wassalam e contro l'Islam. Quindi passa tutta la sua vita a combattere l'Islam, però in modo molto, diciamo, diverso di Quraysh, che lui alla fine si dichiara musulmano in apparenza, però dentro di se stesso è un'altra immagine e quindi è pieno di odio, pieno di invidia, è pieno di cattiveria e tutti i sentimenti negativi, è pieno di volontà per distruggere l'Islam e i musulmani. Quindi Quraysh ha fatto questo, è il primo passo, trovare una base dietro, diciamo, dentro la stessa Medina, dentro la nuova città, dentro la Umma, i musulmani, dentro i compagni, possiamo dire, l'entourage del profeta Muhammad alayhi assalatu wassalam. Da qui viene la pericolosità di quest'uomo e dei suoi compagni, anche perché lui alla fine ha fatto anche un gruppo di persone che sono malate, anche che sono persone, diciamo, che non hanno nessun futuro, che persone che sono persi, che sono non sono sereni dentro di loro stesse, si sono riuniti, si sono incontrati uno e l'altro per diversi motivi. I motivi e le cause sono diversi, però l'obiettivo era lo stesso: come facciamo per non lasciare l'Islam andare avanti? Chiaro? Era questo il loro scopo. Quindi lavoravano dentro il Medina con tantissimi modi, che sono sempre modi sporchi, che sono modi più pericolosi di quelli di Quraysh. Qua non stiamo svalutando anche il male che viene da Quraysh, però di questi qua è peggio, sono i peggiori, d'accordo? Quindi Quraysh ha lavorato per questo, ha cercato delle persone, di partner, ha trovato questo Abdullah ibn Salul, che lui sarà uno che collabora in modo completo con Quraysh per lo stesso scopo: combattere l'Islam, combattere il profeta Muhammad alayhi assalatu wassalam. Era questo il primo passo. Il secondo passo, Quraysh
ha passato adesso alle minacce. Sentite bene, seguite bene. Ha passato nelle minacce. Hanno mandato anche delle lettere, dei messaggi. D'accordo? A chi? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai suoi compagni, in modo diretto e in modo indiretto. Il contenuto del messaggio erano minacce che noi non vi lasciamo in pace. Non pensate che voi siete scappati da Mecca, che noi vi lasciamo tranquilli. Non potete sognare di questo. D'accordo? Quindi Quraysh ha mandato delle minacce. Delle minacce contro i musulmani, che alla fine loro hanno lasciato Mecca. Sono scappati dalla tortura, della guerra che ha fatto Quraysh durante 13 anni di inferno, di castigo, di tortura, di tutto. Un barco, abbiamo visto, era anche 3 anni. Quindi alla fine cosa hanno fatto? Sono andati nella terra. Sono emigrati al Medina cercando una nuova vita. Ma Quraysh non rimane mai tranquilla, perché ha giurato di combattere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fino alla fine. Quindi hanno mandato dei messaggi di minacce. Abbiamo ad esempio qua un hadith, che è un messaggio di Quraysh. Hanno detto: La yaghurrannakum annakum aflattum ila Yathrib. Attenzione, non pensate di rimanere tranquilli perché siete scappati a Yathrib. Yathrib a quel giorno è il vecchio nome del Medina. D'accordo? Non pensate, non sognate di rimanere tranquillo perché veniamo da voi. Quindi guardate bene l'intenzione di Quraysh. Perché, scusate se mi fermo un po' su questo. Dobbiamo sempre, se siamo persone che cerchiamo la verità, il giusto, il corretto, dobbiamo sempre vedere chi ha cominciato. Chi, si dice, chi ha cominciato il passo verso il male. Qua Quraysh, guardate molto bene. Il problema è che certe persone non hanno i parametri per capire e per giudicare le cose. Mettiamo che c'è due, sono entrati in conflitti. Ma uno che era storto, uno che era aggredito, sgredito, ha fatto il male, ha cominciato, non lo so, a fare attacchi. Un'altra persona si è difeso. Il problema è che in certi momenti, anche parliamo anche sulla politica internazionale, mettiamo quelli che sono deboli, quelli che sono messi per difendere, come sono allo stesso livello di aggressori. E questo è sbagliato. È sbagliato questo. Quindi dico questo perché dopo arriva. Ci sono persone che hanno giudicato male l'Islam, dicendo che i musulmani sono barbari, hanno voluto la guerra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il profeta dell'Islam, lui ha fatto delle guerre, anche lui ha ucciso. Ma dobbiamo vedere bene le cose. Chi ha cominciato? Chi ha cercato la guerra? Chi ha fatto la guerra? I musulmani sono il loro città, paese, in pace. Cosa vuole Quraysh più di questo? Hanno lasciato la Mecca. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il giorno che lui ha lasciato Mecca, ha piangiuto. Ha detto a Mecca, si è fermato su un posto e ha parlato. Era un dialogo pieno di tristezza, anche di emozioni e di dolori. Ha guardato il profeta Mecca da lontano. Ha detto: Ya Mecca, innaki ahabbu al-biqa'i ila qalbi. Sei il posto più amato al mio cuore. Però, qad akhrajani ahluki minki. Tuo popolo, la tua popolazione mi hanno scacciato via. Non voleva
il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasciare il suo paese, la sua città, Mecca, la casa di Allah subhanahu wa ta'ala, il posto più sacro. Quindi guardate bene, hanno lasciato questo, hanno lasciato dietro di loro i loro beni, soldi, case, commerci, famiglie. Cosa vuole di più Quraysh? Hanno lasciato tutto per loro. Sono scappati perché cercavano la libertà. Vogliono salvare le loro anime. Non è facile tutto questo. Malgrado tutto questo, Quraysh ha perseguito, ha continuato ancora nella sua linea di aggressioni. Guardate molto bene. Noi dobbiamo analizzare le cose. Dobbiamo analizzare per sapere dov'è il corretto, dov'è il giusto. Se i musulmani loro hanno fatto sbaglio, dobbiamo dire che ecco loro hanno... No, però guardate molto bene. Tutto è chiaro. Passo con passo. Evento con evento. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i musulmani deboli hanno lasciato Mecca, sono scappati, hanno abbandonato tutto, e hanno lasciato tutto dietro, andando verso il Medina per fare una nuova vita. Cosa cercano? Cosa vogliono? Vogliono solo adorare Allah subhanahu wa ta'ala, vogliono vivere la loro religione, questa è la loro colpa. Quraysh ha continuato, ha mandato, allora ha cominciato a lavorare per distruggere. Guardate molto bene questo. Sempre siamo su il punto di sapere dove è giusto, dove è lo sbaglio, perché noi abbiamo gli strumenti per capire e per giudicare in modo giusto le cose. Questo ad esempio nell'Islam abbiamo la regola d'oro che dice naqulu lil muhsini ahsant wa lil musii asat. Che ha fatto un bene, dobbiamo dirlo grazie, dobbiamo riconoscere che ha fatto un bene, chi ha commesso un sbaglio dobbiamo anche conoscerlo. Per questo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un giorno cosa ha dichiarato lui davanti a tutti? Ha giurato, ha detto wallahi, giuro col nome di Allah, se Fatima la figlia di Muhammad ruba, io la punisco. Più chiaro di questo non c'è. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel haq non ha uno della sua famiglia o qualcuno, no, haq devi essere tutti davanti al haq uguali, ok? E abbiamo gli strumenti per capire, d'accordo? Quindi qua cosa stiamo vedendo? No, perché è importante capire i punti di partenza. Perché mettiamo adesso un altro esempio. Uno viene e ruba la casa di un altro. O la terra di un altro, o il paese di un altro. Eh? Poi passano degli anni. Costruisce e dice che io ho fatto tutto questo, io, con i miei soldi, ho messo bene in questa casa, ho ristorato, decorato, pitturato, curato bene tutto. Questo non nega il haq, il diritto dei veri proprietari. Chiaro, eh? I veri proprietari. Dobbiamo sapere come sono arrivate le cose. Giusto, no? Quindi è importante sapere e vedere e capire chi è l'aggressore qua. Per noi è chiaro Quraysh. Perché il profeta sallallahu alaihi wasallam ha lasciato Mecca per loro. Dai, vostro problema è che non volete sentire l'Islam, non volete sentire l'appello dell'Islam, non volete sentire il messaggio dell'Islam, vi ho lasciato Mecca con tutti tutto quello che abbiamo, d'accordo? Sì. O
questo punto serve bene anche per capire dopo la battaglia di Badr. Perché certi hanno certi dubbi, fanno delle confusioni, dicendo che ecco i musulmani loro che hanno cominciato prima. Però prima di tutto dobbiamo capire punto con punto, evenimento con evenimento. Quindi Quraysh è entrata, non solo che ha dichiarato la guerra, d'accordo? La dichiarazione è una cosa, però la pratica è un'altra anche cosa. Quindi Quraysh non solo che ha dichiarato la guerra contro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel Medina, ma Quraysh ha cominciato la guerra contro l'Islam e contro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, col primo passo cercando di alleati dentro il Medina per lavorare al loro conto, ok? Due, queste lettere già, le minacce, e poi vediamo cosa arriva dopo. Hanno detto che noi veniamo fino ai vostri case. Veniamo, guardate, la lettera è chiara, veniamo vi fino alle vostre case e vi attacchiamo e non vi lasciamo in pace. Chiaro, questo è chiaro. Diciamo adesso nel mondo, se c'è un conflitto, un paese che ha dichiarato la guerra, se noi c'è giustizia, c'è diritti umani e vogliamo dare diritto, diciamo chi ha dichiarato la guerra ha violato i diritti di altri, la libertà degli altri, la dignità degli altri, ha violato le regole della vita comune, d'accordo? Quindi Quraysh è già andato in questo passo. A questo punto i musulmani non sono più in sicurezza, hanno preso la cosa in serio. Il profeta Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, anche lui nel primi giorni, primo periodo della sua migrazione, dopo queste minacce, queste lettere, lui è rimasto anche a notte sveglio. Questo ci porta a capire anche l'atmosfera della paura che ha creato Quraysh con queste minacce. Quindi i musulmani hanno aperto gli occhi, erano svegli, aspettano anche, erano preparate per un attacco che viene dalla parte di Quraysh. D'accordo? Abbiamo qua anche un hadith di muore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo hadith è rapportato dall'imam Muslim, ha detto che il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam si è svegliato tanto, si è rimasto sveglio durante i primi periodi della vita al Medina. Questo è un hadith. Un giorno lui alayhi salatu wassalam ha chiesto: non c'è un uomo dei miei compagni che lui può proteggermi? Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha chiesto uno dei suoi compagni, un uomo che può venire per proteggere il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E quindi era un uomo, si è messo alla disposizione del profeta sallallahu alaihi wasallam, il compagno del profeta che si chiama Sa'd ibn Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Arrivato Sa'd con la sua arma e rimasto per un bel periodo per proteggere il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Quindi è rimasto così tantissime notti, finché una notte il profeta Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi ha ricevuto un versetto, una rivelazione, dove Allah subhanahu wa ta'ala lo dice che noi prendiamo la carica della tua protezione, della gente. Allah subhanahu wa ta'ala ha dichiarato a Muhammad alayhi salatu wassalam che sarà protetto da chi? Da Allah azza wa jalla. E quindi da quel giorno il profeta Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi
non ha nessuno che lo protegga, e quindi ha chiesto Sahaba di andare a sua affare. Ecco, la paura non era, diciamo, solo anche che il profeta والسلام, lui solo che minacciato. La minaccia era più generale, e quindi l'atmosfera del Medina a quel periodo era un'atmosfera pesante, dove veicola un sentimento di paura tra i Sahaba, perché aspettano a tutti i momenti una cosa che arriva da Quraysh, non sanno. E questo è un brutto sentimento, quando uno non sa cosa succede, ha un sentimento di paura, però il pericolo non sa da dove viene, o quando viene, o il grado del pericolo. Quindi tutto questo è grave, tutto questo sono effetti di questa guerra che Quraysh ha dichiarato e ha fatto contro l'Islam e i musulmani. Abbiamo qua ancora un hadith raccontato di Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ha detto: quando sono arrivati i compagni del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nel Medina, e Ansar abbiamo detto sono gli agenti del Medina, li hanno accolti, gli arabi, parliamo di tribù, Quraysh ha cercato anche di fare un gruppo. Gli arabi hanno messo un tir. Freccia. Sì, qualcuno che cerca... Nel mirino. Il? Mirino. Il mirino. Nel mirino. Nel mirino. Hanno messo tutti insieme, hanno messo i musulmani nel mirino. E ha descritto anche quelli momenti, ha detto che dormono con armi e si svegliano con le armi, perché la minaccia era una minaccia molto seria. Arriva adesso un nuovo periodo a livello anche delle legislazioni islamiche. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala, il Corano, è arrivato dopo quel periodo con l'ordine di permesso per combattersi nel bisogno, d'accordo? Prima di tutto questo periodo, i musulmani non hanno il diritto, diciamo a livello religioso, non hanno il diritto di combattere. Quando diciamo combattere, non aggressione, attenzione al termine, combattere non vuol dire aggressione, combattere anche vuol dire difendere, vuol dire avere il diritto di rispondere contro gli aggressori. Chiaro il termine, guarda, per non fare delle confusioni, non diciamo che l'Islam ha chiamato per andare a uccidere, bombardare, massacrare, tutto questo. Combattere no. Per diritto umano. Combattere per difendersi, per, come si dice, per proteggere la dignità, la libertà dell'essere umano. Questa è una regola permessa in tutte le religioni, in tutti i diritti umani anche. Quindi l'Islam, dopo questa grandissima sofferenza, hanno sofferto tanto i compagni del Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanno passato un periodo brutto, un periodo pieno di paura, pieno di insicurezza. Quindi è arrivato il diritto di Allah subhanahu wa ta'ala nel versetto 39 del capitolo 22. Allah azza wa jalla ha permesso a quelli che sono deboli, a quelli che sono attaccati, che possono difendersi, e quindi possono
possono combattere. E nello stesso versetto c'è anche la promessa di Allah subhanahu wa ta'ala di darle vittoria e di aiutarle. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala è con quelli che sono deboli, con quelli che sono, che hanno subito l'ingiustizia, e Allah subhanahu wa ta'ala non aiuta mai uno ingiusto. Questa è una regola. Anche l'ingiusto si può vincere qualche momento, può arrivare a certi livelli, però non dura e non continua mai, perché Allah subhanahu wa ta'ala non aiuta mai quelli che sono storti, quelli che sono ingiusti, quelli che sono aggressori verso gli altri. Quindi è arrivato l'ordine, il permesso di Allah subhanahu wa ta'ala a difendersi. In questo periodo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha cercato anche di proteggere la sua comunità, di proteggere il Medina. D'accordo? Il primo passo che ha fatto il profeta alayhi as-salatu wassalam, ha cominciato a cercare altre tribù, per fare con loro gli accordi di riconciliazione, di patti, eccetera. D'accordo? Quindi l'Islam, guardate bene, suo primo passo nel Medina verso gli altri, cos'era? Un passo cosa? Di aggressione. È andato l'Islam a combattere quelle città, quelle tribù? No. L'Islam è andato, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è andato per fare gli accordi con gli altri. I sapienti musulmani sempre citano qua anche l'accordo che ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del primo giorno con gli ebrei, perché con gli ebrei ha dato un patto, quella dichiarazione del Medina, però dopo si è rinforzato tutto questo con gli accordi. Quindi l'Islam sempre cerca, guardate la linea del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cerca compromesso, a cerca di far unire, a cerca di convincere, e questa è la linea dell'Islam. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha cercato di fare accordi con i tribù che sono tra Mecca e il Medina. D'accordo? Cosa noi sappiamo? Che Quraysh alla fine procederà una guerra, un attacco contro i musulmani. Non sappiamo come sarà, né quando sarà. Allora, in questo ambito, in queste condizioni, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è andato a cercare delle tribù che possono entrare, come abbiamo detto prima, alleati con i musulmani. Ha fatto un accordo con una tribù importante che si chiama Juhayna, quindi ha fatto con loro un accordo per aiutarsi. E poi anche il profeta Muhammad alayhi as-salatu wassalam ha cominciato a mandare dei messaggeri, dei rappresentanti sue, verso tantissime tribù che sono tra Mecca e il Medina, cercare a, come si dice, far convincere queste anche tribù per non entrare anche contro i musulmani e con Quraysh nella guerra. Quindi noi diciamo la linea dell'Islam è sempre una linea di pace. Anche, vediamo bene dopo i versetti, noi ci fermiamo qua, però guardiamo dopo i versetti che arrivano nel Corano. L'Islam sempre, quando c'è una soluzione pacifica, accetta. Anche nella guerra. Il Corano è chiaro su questo. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Si accettano la pace, si vogliono la linea di pace,
sempre chiedi Islam a rispondere in modo positivo. Diciamo anche aggressori, sono arrivati, hanno combattuto i musulmani, hanno fatto la guerra, però alla fine questi qua vogliono anche riconciliare, vogliono mettere la pace, l'Islam dice a rispondere e a fare la pace. Mi fermo qua, inshallah ta'ala, vi lascio anche a voi di fare delle domande, discutiamo un po' e continuiamo, inshallah azza wa jal, per la prossima settimana anche gli altri passi che arrivano dopo nella vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e nel percorso dell'Islam con i musulmani nel Medina, nella loro nuova vita e anche con le loro nuove sfide anche. Guardiamo bene che loro hanno sempre delle sfide, hanno sempre delle prove, hanno lasciato Mecca pensando che è finito, però non è finito, al contrario, adesso comincia anche una guerra contro Quraysh, una guerra molto che ha preso anche tanti anni, che era sempre Quraysh come aggressore, perché la loro voglia è chiara dall'inizio, hanno cercato con tutti i modi per combattere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, combattere l'Islam e finire questa religione, finire il messaggio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo che fa male davvero, questo che fa male. Quraysh non si è limitata solo al suo posto, ha detto va bene, adesso lui è andato, noi adesso siamo tranquilli, malgrado che c'erano anche delle voci di capi, di gente di Quraysh che non volevano la guerra, che vedevano in questo modo. Lui cosa volete? Ha lasciato Mecca. Lasciamolo in pace e viviamo noi, e nostra, prendiamo noi e facciamo la nostra vita. Però quelli che sono i capi, diciamo, che gestiscono la politica di Quraysh, non hanno voluto mai fare la pace o lasciare in pace i musulmani e il profeta Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin, salli ala Muhammad fil akhirin, wa salli ala Muhammad fil mala'i al-a'la ila yawm ad-din. Allahumma kama jama'tana fi hadha al-majlis al-karim, ijma'na fi jannatin na'im ikhwanan ala sururil mutaqabilin. Amin amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.